Mezzanotte 08 in questo momento, buonasera e benvenuti a Night Desk. Allora, come avete capito, la questione del Movimento 5 Stelle, questo emendamento che era stato approvato e che poi invece è stato disconosciuto da Grillo e Casaleggio, è stato ed è sarà ancora domani l'argomento di discussione sulle prime pagine di tutti i giornali. Ne ha ampiamente parlato Santoro, noi quindi di questo parleremo ovviamente molto meno, ma ci occuperemo di tutti gli altri fatti della giornata, che sono tanti, perché il Movimento 5 Stelle, fra l'altro oggi, si è reso protagonista anche di un altro accesissimo scontro alla Camera sulla legge che dovrebbe regolare il finanziamento ai partiti, il finanziamento pubblico ai partiti, ma non solo. La vicenda all'Italia sta prendendo corpo, domani si dovrebbe chiudere. Allora, intanto andiamo a dare subito un'occhiata alle prime pagine dei giornali, così per farci un'idea di quali sono ancora gli argomenti caldi. E cominciamo proprio dal Fatto Quotidiano. Immigrati, il no di Grillo scatena la rivolta 5 Stelle. Lo sapete, fra l'altro, si è appena conclusa la riunione del Movimento 5 Stelle e di questo vi diremo qualche cosa. Andiamo avanti. Questo è il titolo di Libero. Grillo arresta gli scafisti del PD, Beppe stoppa i suoi, la clandestinità resta reato. In realtà vedremo che non è così, perché appunto come da come si è conclusa questa riunione, qualche cosa invece sta andando in un altro verso. L'Unità, no alle leggi Bossi-Fini, come vedete quasi tutti continuano a sottolineare questo aspetto, ma vedremo che le cose non stanno per l'appunto esattamente in questo modo. Ancora andiamo avanti, vi voglio far vedere, ecco qua, la prima pagina del Sole 24 Ore, perché invece il Sole 24 Ore punta l'attenzione su questa vicenda di Alitalia e delle Poste, perché appunto, svolta sui soci, in campo ci sono le Poste e le banche. È un accordo che il Sole 24 Ore dà praticamente per fatto, però sottolinea anche il silenzio di Air France. Air France che ha già una partecipazione importante in Alitalia, perché ha circa il 25%, bisogna vedere se poi sarà interessata a questo accordo. Andiamo avanti, questo è il Giornale. Anche il Giornale dedica il titolo più importante alla rivolta nei 5 Stelle, dice si spacca anche Grillo, e poi lo vedete di spalla, ecco il titolo sulle Poste che salveranno Alitalia dalla bancarotta, e sottolinea il Giornale i debiti li paghiamo noi. Infine un ultimo quotidiano, vi facciamo vedere il Messaggero, che sceglie come apertura la vicenda di Alitalia, le Poste in Alitalia, ecco il piano, il socio pubblico avrà il 25% addirittura, si parla di discontinuità aziendale, sinergie tra i due gruppi. Allora, questi sono i quotidiani, saluto il senatore Massimo Mucchetti del PD che è arrivato in questo momento, buonasera e benvenuto, e anche Roberto, il senatore Roberto Formigoni, che è collegato con noi da Milano per il PDL. Senatore, è quasi tutto finito, quello che invece ancora non è terminato, almeno sembra insomma, che stia andando avanti, è la riunione, che poi è diventata anche una cena, a Palazzo Grazioli, fra Silvio Berlusconi e i cosiddetti falchi, perché doveva andarci anche Alfano e Alfano non c'è andato, così almeno mi conferma Paolo Celata, che è qui con noi per la redazione politica. Buonasera Paolo. Sonia Mancini per la redazione esteri, buonasera. Poi parleremo anche con lei. È così, vero Paolo? Non ci sono. Tra l'altro stavamo giusto cercando adesso conferme, nel senso che è ancora in corso la cena. Alla quale partecipano, oltre a Fitto, leader dei cosiddetti lealisti, quelli vicini alla linea Berlusconi non governativa, ci sono anche Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini, oltre ai due coordinatori Denis Verdini e Bondi, quindi tutta la linea più forte. E già sono uscite alcune agenzie, Flavia, per fare anche la domanda appunto a Formigoni, che dicono, la interpretano proprio come una scelta di linea, bisogna decidere, riunione protratta, insomma. E allora forse, senatore, se lei ha altre informazioni in merito ce le dia, se no ci dica se appunto secondo lei questo è un anticipo di quella che sarà appunto una scissione nei fatti. No, non ho altre informazioni riguardo a voi. A me sembra che sia l'ennesima dimostrazione del fatto che Berlusconi sta tentando di recuperare a fondo un'unità del Popolo della Libertà, ovviamente sulla linea che è uscita vittoriosa nella giornata di mercoledì, perché tutto il partito,
su indicazione dello stesso Berlusconi, ha confermato la linea che noi avevamo anticipato, e cioè quella del sostegno al governo di larghe intese, che non è un governo per sempre, da qui all'eternità, ma in un momento di eccezionale difficoltà dell'Italia come questo, è il governo che responsabilmente il centrodestra accetta di sostenere assieme al centrosinistra. Quindi lei questa non teme che questa cena sia invece un modo per dei falchi per prendere nuovamente il sopravvento, così? Guardi, questo sarebbe francamente inaccettabile, perché un partito non può resistere a lungo se chi ha perso nel confronto con un'altra parte non accetta la linea che ha prevalso, la linea maggioritaria. Se si dovesse andare ad una separazione, deve essere chiaro che la responsabilità è di chi, sconfitto nella scelta della linea politica, non accetta di adeguarsi al parere della maggioranza, ma pretende ancora una volta di imporre il proprio punto di vista. Evidentemente anche noi speriamo che ci sia un atto di responsabilità da parte di coloro che sono stati minoranza nel partito. Tuttavia, questo lo dico io a titolo personale, io ritengo che la chiarezza per un partito politico debba fare premio su tutto. Quindi la chiarezza, non possiamo uscire con un pasticcio, non possiamo uscire con un accordo al ribasso, dobbiamo uscire con un accordo che dica chiaramente la linea è quella che il partito ha espresso, è quella che lo stesso Berlusconi ha detto in aula, e quindi da adesso al 2015 questa è la nostra linea. Allora, vedremo cosa succederà. Fra l'altro mi sembra di capire che il segretario Alfano andrà domani, giusto, a Palazzo Grazioli, era atteso per questa sera. Però, Formigoni, la linea qual è? Perché la linea si gioca anche su alcune cose che chiedono i cosiddetti lealisti. Per esempio il congresso. Per voi, se si fa il congresso, questo vuol dire un cambio di linea. E se i lealisti aspetti, le faccio anche la seconda domanda, così mi taccio. Se i lealisti chiedono al segretario Alfano di rinunciare a una delle cose, anche questo è un problema e porta alla spaccatura, e secondo voi è un problema di linea politica? Allora, guardi, il tema del congresso trova in me un appassionato sostenitore da sempre, però il congresso di un grande partito come il PDL va organizzato. Fra l'altro, il partito sarà il PDL o sarà Forza Italia? Quali sono le regole? Quindi certamente anch'io sono un accanito sostenitore del ripristino di condizioni di assoluta democrazia all'interno del partito, ma per non interferire, appunto per non fare le cose affrettatamente, un tempo adeguato del congresso è fine 2014, inizio 2015, che fra l'altro coincide con il periodo nel quale insieme si è deciso di andare ad una verifica del governo di larghe intese. Ecco, chiedere un congresso per il 2015 alla fine di quell'accordo almeno è una cosa realistica. Prima significa voler terremotare ancora una volta la linea del partito. Per quanto poi riguarda la distribuzione delle cariche interne, noi abbiamo un segretario che è Angelino Alfano, che è stato fra l'altro votato con un voto praticamente unanime 2 anni fa. Io credo che si tratta di riconoscere il diritto di scelta dei principali responsabili da parte di Alfano e ovviamente di Berlusconi. Ecco, non sarebbe accettabile, torno una volta di più a dire, che chi ha perso il confronto interno pretendesse poi di dettare la linea. Grazie Formigoni. Quindi un anno almeno per arrivare al congresso, invece chi ormai è quasi addirittura d'arrivo è il PD. Domani si chiude il tempo per presentare le candidature. Al momento, insomma, non ci sono sorprese, vediamo se domani ce ne saranno. Continua insistentemente a girare la voce che però il partito rischia di spaccarsi se dovesse vincere Renzi. Senatore Mucchetti, lei che dice? Non ho idea. Aspettiamo di vedere. Io non, nella mia, diciamo così, militanza in Senato, nel lavoro che sto facendo, non seguo tanto attentamente le attività congressuali. Secondo me il congresso del PD, per essere come il congresso del PDL, insomma i congressi dei partiti, dovrebbero, come dire, ancorare le scelte delle persone a delle risposte sui grandi problemi e anche su dei problemi, come dire, di tipo esemplari, no? Dove a seconda di come tu ti collochi fai capire che dove idea di paese hai. Oggi stiamo parlando dell'Italia, della Telecom. Cioè, io credo che è su queste cose dove ci si qualifica.
cosa vogliamo fare. Quindi lei dice prima vedo le tesi e poi se ne discute. Cioè, allora, visto che lei non ha tirato... faccio il militante, ma con tutto il rispetto, nel senso che non è stato il mio mestiere, quindi ha invitato l'ospite sbagliato se voleva fare una cosa di questo genere. Era solo per sapere, perché ne parleremo ampiamente, ma insomma era l'ultima voce che girava e che era ritornata fuori e allora ne approfittavo. Invece no, da lei voglio sapere altre cose, anche perché... essendo lei stato un giornalista economico che si è occupato di queste vicende ampiamente, io sono molto interessata alla vicenda Alitalia. Vorrei capire qualche cosa di più di questa storia di Alitalia. Allora, per esempio, il Presidente del Consiglio, no, che ci dicono praticamente ieri notte abbia fatto questo accordo, fra la notte fra mercoledì e giovedì ha incontrato l'amministratore delegato delle Poste, dopo aver nuovamente visto anche l'amministratore delegato delle Ferrovie, e ha scelto e ha detto sì, le Poste vanno bene. Ma io non posso commentare, come credo non possa commentare neanche lei e nessun altro di noi, una decisione di questo genere... per valutare la quale ci mancano tutti gli elementi necessari. Lei sa qual è attualmente il bilancio di Alitalia? Io no. No. Perfetto. Non lo sappiamo, allora, ahimè no. Io però le dico quello sappiamo che so io. Sappiamo quanti soldi mancano, quanti soldi ci hanno detto che devono avere. No, è quello che dicono... Esatto, dicono no, che perdoni, devono avere. Quello che dicono esatto. Gli attori è una cosa, però lei mi insegna... non basta chiedere all'oste se il vino è buono, no? Bisogna assaggiarlo. Allora in questo caso i bilanci, i dati delle aziende non se li si fa raccontare così con un piede sul predellino, no? Bisogna presentare dei testi scritti. Guarda, per esempio, leggo, sento dire che l'Alitalia ha 1 miliardo di debiti con le banche. E poi ci sono i fornitori che in un'azienda che va normalmente sono una cosa. Ma quando un'azienda si trova a un passo dal fallimento, sono un'altra cosa. Certo. Quando la compagnia aerea, una delle spese principali è acquistare il carburante, giusto? Sennò gli aerei stanno fermi. Perfetto. Quando il fornitore del carburante ti dice, Leni, te lo do fino a domani, anzi forse non te lo volevo neanche dare, capisci che quando tu hai 1,4 miliardi circa di debiti con i fornitori, beh, questi debiti diventano pesantucci, non sono i soliti debiti. Quindi se io penso dall'Italia oggi non penso a un'azienda che ha 1 miliardo di debiti, penso a un'azienda che ha 2,4 miliardi di debiti e che era partita... Almeno, perché stiamo parlando... No, questi sono i debiti. Poi è un'azienda che era partita che ne aveva 1,5 miliardi e aveva 1,2 miliardi di capitale. E adesso io dico quello che... ho orecchiato, no? Però io vorrei sapere delle cose un po' più precise, capito? Anche il governo non è che viene e dice una parola. A me dalla parola non so che cosa farmene. Bisogna che venga e presenti delle carte e si discuta sulla base di informazioni serie. Allora, quanto era il patrimonio netto dell'Alitalia? Cioè i soldi, i capitali, i mezzi che ancora aveva? Al 30 giugno, ultimo dato conosciuto, era negativo. Allora, se adesso le Poste risolvono tutto perché mettono 75 milioni, beh, allora abbiamo scherzato. Non era un grande dramma, 75 forse milioni. Forse domani non era così urgente chiudere, no? Ma no, ma forse, cioè, non capisco perché con 75 milioni risolviamo un problema di 2,5 miliardi. Cioè, c'è qualche cosa che non torna. Adesso io sto, come dire, buttando lì dei dati per indurre a una curiosità. No? Le banche, come mai fino a ieri erano tutti soldi persi, improvvisamente invece si può ancora. Qual è il piano industriale? Chi lo fa? Chi è il soggetto che fa il piano industriale? Le banche? E dove erano fino a ieri? Gli attuali azionisti? Non mi pare, perché sono arrivati alla fine, ma... sono arrivati davvero alla fine o no? Quindi lei comunque pone un problema intanto di conoscenza generale dei dati. Di trasparenza, altrimenti non da persone serie non possiamo parlare. Che credo sia fondamentale. Ma l'altra questione più generale che si pone è evidentemente di questa sorta di rinazionalizzazione di Alitalia, no? Nel senso che... io farei un discorso, comincia prima, no? Noi cosa vogliamo? Oh, allora, gli sto chiedendo, e di fatto gliel'ho chiesto anche prima in qualche modo,
le sembra corretto, cioè dal suo punto di vista, un paese che si comporta in questo modo, un governo che fa un'operazione di questo genere, sta andando nella direzione giusta? Per salvare le infrastrutture? L'operazione di questo genere, siccome non abbiamo capito che operazione è, e questo non è un complimento, è una critica, è come quando uno studente fa il compito in classe e il professore dice S.V. senza valutazione. Perché? Perché mi mancano gli elementi per valutare. E quindi attendo da persona seria gli elementi. Allora, però posso dire le domande che farei. La prima domanda è: il governo di questo paese che cosa si aspetta dal trasporto aereo? Possiamo dire, tanto in Italia la gente arriva comunque con le low cost, le altre compagnie aeree, non ci interessa. È una posizione che, certo, ha una sua legittimità. Però se contemporaneamente, girato l'angolo, magari lo stesso ministro, guardi che non faccio questioni di colore, poi ci dice, caspita, il turismo è il petrolio dell'Italia. Per avere il turismo dobbiamo avere dei collegamenti diretti dai paesi dai quali arrivano i nuovi flussi turistici, che non sono i tedeschi che arrivano in macchina, ma forse sono per esempio i cinesi. Brava. Esatto. Allora, c'è un collegamento, cioè la soluzione verso la quale si va, si fa il collegamento Milano, Pechino, Roma, Shanghai, Venezia, la città di Marco Polo, Venezia, e una grande città cinese. Ci sono? Beh, se ci sono, cominciamo a ragionare. Non ci sono. Lì, troviamo il modo che ci sia una compagnia che li fa. Cioè, partiamo dal servizio, dal dato industriale. Una volta che siamo d'accordo su questo, andiamo a vedere come si fa a risolvere il problema. Senza dimenticare una cosa, che prima di parlare di nazionalizzazione, privatizzazione e quelle cose qui, nel caso all'Italia, abbiamo avuto la più colossale sconfitta dell'intervento pubblico, sia quando è stato intervento pubblico diretto fino al 2008, intervento che bruciò qualche cosa come 15 miliardi di euro, una cifra mostruosa. La legge di stabilità, potremmo dire adesso. Ma dopo, con la privatizzazione, è stata una privatizzazione che è costata ai contribuenti 4 miliardi. Quindi è stata una privatizzazione, cioè non è che i privati sono venuti e ci hanno risolto un problema. No, gliel'abbiamo risolto e gli abbiamo dato la cosa. Ora, questa gestione privata ha determinato una nuova distruzione di ricchezza, per il momento a carico dei soci privati e dell'azienda, ma che diventerà una distruzione di ricchezza anche per i fornitori, per esempio, o per le banche. Se, per venirne fuori, non ci saranno solo i 75 milioni delle Poste o di chiunque altro, ma ci sarà, devo pensare, un consolidamento del debito. Cioè le banche dicono, devo avere 1 miliardo, mi accontento di 300 milioni. I fornitori, devo avere 1 miliardo e 400, facciamo lo scontone. Ecco, allora, capisce che o parliamo di queste cose o se no facciamo un titolo di giornale che va bene per un giorno, però quando verranno in commissione dalle nostre parti a presentarsi, noi gli faremo domande un po' più stringenti. Lei dice voglio il piano, voglio capire. Senatore Formigoni. Voglio capire chi ci mette il grano. Certo, senatore Formigoni, a proposito di chi ci mette il grano, io non a caso ho voluto far vedere appunto nel dettaglio il titolo fatto dal giornale, perché è un titolo polemico, se la regia ce lo fa rivedere, ce lo ricordiamo insieme. Scrive il giornale, i debiti li paghiamo noi, no? Dopo che il suo amico, il suo editore ci ha fatto costare 4 miliardi, ci vuole un bel coraggio. Allora, quindi è già una presa di posizione molto precisa. Ma è, guardi, una sorta anche... Prego, prego. No, dicevo, il parlare di Alitalia significa certamente parlare di una serie di errori, di sfortune anche, che si sono accumulate nel corso degli ultimi anni. Io ricordo che Alitalia e lo Stato italiano furono tra i primi a capire ormai 10 anni fa
che il destino delle compagnie aeree in Europa era quello di ridursi a 3-4 al massimo e che quindi bisognava cercare alleanze. Agli inizi del 2000 era pronta un'alleanza molto conveniente di Alitalia con KLM che non fu fatta. Era un'alleanza che permetteva lo sviluppo degli aeroporti italiani, permetteva la nascita di una medio-grande compagnia su scala mondiale, grande compagnia su scala europea, quella era la strada giusta. Adesso parlare di Alitalia, io condivido la prudenza un po' carica di scetticismo del collega Mucchetti, perché certamente abbiamo bisogno di sapere di più e molto di più. Tuttavia ritengo che poiché la situazione sta precipitando e i soci privati non si capisce bene che cosa vogliano fare e si dice che sia molto vicino il momento della negoziazione con Air France, ritengo che la mossa del governo possa anche essere interpretata attraverso l'intervento di Poste nella volontà di affiancare ai soci privati un socio pubblico che rappresenti sia pur indirettamente lo Stato e che possa trattare in questo eventuale accordo con Air France una posizione di forza dell'Italia, perché la domanda che dobbiamo farci è appunto che cosa abbiamo bisogno noi italiani da una compagnia che era di bandiera, che adesso non si sa più molto bene che cos'è. Beh, oggi il sistema aeroportuale e di aerotrasporto è un asset fondamentale di un paese. Noi siamo uno dei paesi in cui il turismo potrebbe rendere molto di più. I nostri principali concorrenti, guarda caso, sono proprio i francesi. Noi andiamo ad affidare la nostra linea aerea proprio alla Francia, ma chi ci garantisce che sapremo negoziare un accordo che favorisca anche noi? Perché i visitatori che arrivano da oltreoceano, dalla Cina, dal Giappone, dal Brasile, eccetera, e che non conoscono l'Europa, se sbarcano in un aeroporto come Parigi, beh, probabilmente si fermeranno soprattutto in Francia, che ha delle bellezze e delle attrattività artistiche molto forti. Quindi noi è sicuro che la nostra alleanza più appropriata sia quella con i francesi. Non lo so, signori, ci siete voi in Parlamento, siete voi che dovete... No, difatti, poi... le sto spiegando qual è il mio punto di vista. Cioè... Per esempio, sappiamo che si stanno offrendo dall'Italia anche dei soci arabi, alcune importanti compagnie del mondo arabo. La domanda che mi faccio, e faccio capire una mia preferenza, non è più conveniente per Alitalia o per una compagnia di Stato o di bandiera italiana allearsi non con un diretto concorrente nel campo del turismo e di tutte le altre cose, perché la Francia è nostra competitrice in molti campi, ma per esempio con una grossa compagnia araba che avrebbe molto più disponibilità economiche e finanziarie? Anche Air France adesso è indebitata e deve affrontare alcuni problemi. Allora, intanto... Allora, probabilmente la scelta di mettere lì questi 75 milioni delle Poste serve per affiancare al socio privato anche un socio pubblico che interloquisca con Air France. C'è però un punto che i patrioti che hanno raccolto l'appello di Berlusconi... All'epoca? Purtroppo gli errori sono errori e bisogna riconoscerli per rimediare. Hanno loro chiamato Air France al 25%, facendo un accordo commerciale che molto bene ha fatto Air France e molto meno bene ha fatto ad Alitalia. Ma non solo. Air France con il 25%, le decisioni più importanti, per esempio quelle di fusioni, la trattativa con la compagnia araba piuttosto che la compagnia cinese, perché no, o russa, o quel che è, si faranno. No, c'è un dettaglio, che per prendere una decisione del genere ci vuole l'80% dei voti. Ed avendo i francesi il 25% del capitale e dei voti, ovviamente, o dicono di sì loro o non si può fare. Senta, allora, quando io dicevo dei soldi prima, volevo capire se si vuole coltivare un'idea diversa da quella di Air France, bisogna fare in modo di ridurre Air France sotto la quota strategica, perché altrimenti semplicemente non si può fare. Allora, qual è l'idea del governo in materia? E questo è il punto. Per cui a me il titolo di oggi non mi dice assolutamente nulla. Stiamo parlando di una fase totalmente interlocutoria ed essendo una fase totalmente interlocutoria, che però mi sembra di capire... con l'azienda sull'orlo del baratro, le persone prudenti dicono: voi che avete in mano il mestolo, no, girate bene il minestrone,
fatecelo assaggiare quando è pronto, perché adesso ci state promettendo un minestrone che non sappiamo di che cosa è fatto. E però che ci verrà scodellato domani, in qualche modo. Perché io non credo che domani ci possa venire scodellato. Almeno così dicono. No, domani si può fare un accordo per far guadagnare ad Alitalia 2 o 3 mesi di tempo prima di arrivare di nuovo sull'orlo del tecnico del fallimento, cioè prima di bruciare altri 200-300 milioni e ritrovarci non con 2,5 miliardi di debiti, ma con un po' di più. Quindi qualche cosa ce la... Allora, Sonia... Ma, infatti a questo proposito... Quindi, ecco, questa fretta che c'è stata oggi, perché sì, c'è stata, diciamo, un'accelerazione? Sì, no? alla fine sì, no, ma c'è stata anche una dichiarazione importante. Sì, sì, che sì, alla fine ci è successo allarmato. Questo, in pratica, oggi pomeriggio proprio. Si è parlato prima di un'alleanza con... un'alleanza, un traghettatore che poteva essere Ferrovie dello Stato. L'abbiamo poi detto. Esatto, Fintecna. Poi c'era il problema del carburante, come diceva giustamente prima il senatore, ma adesso poi una cosa che ci siamo dimenticati poi tutti più o meno di dire, e non perché, giusto perché mi viene in mente, ci sono comunque 6.000 dipendenti che se dovessimo, diciamo, se l'Italia dovesse passare come si pensa ad Air France, in qualche modo Air France ha già detto io questi 6.000 sono esuberi e quindi li mando a casa. Al di là di questo oggi c'è stato un passo abbastanza significativo, nel senso che poi abbiamo seguito la vicenda e si è parlato appunto di Poste. A un certo punto invece il presidente dell'ENAC Vito Riggio ha rilasciato una dichiarazione alla fine dell'incontro che ha avuto con l'amministratore delegato di Alitalia, e noi possiamo vederla, le abbiamo raccolte alcune frasi che secondo me sono abbastanza significative. È importante l'ENAC, perché l'ENAC è quella che poi decide se gli aerei possono volare, certo, o no, quindi quello che dice Vito Riggio è importante. Ascoltiamo. Dal punto di vista industriale, Poste ha una sua presenza un po' modesta nel settore del trasporto aereo, ma credo che più che questo sia il fatto che la presenza di un soggetto pubblico consente alle banche e agli altri soci, compresa forse Air France, come io mi auguro, di ricapitalizzare. Senza soldi è molto difficile andare avanti ragionevolmente oltre i 3-4 giorni che possono servire per non essere, come dire, proprio in una difficoltà estrema. Però è chiaro che siamo ormai al nodo, quindi domani è il punto di svolta. Noi chiediamo alla Commissione europea, visto il moltiplicarsi di casi di difficoltà nel settore, che si costituisca un fondo che in qualche modo ristori, quando le compagnie non ce la fanno più, quelli che hanno fatto il biglietto. Questo era già all'ordine del giorno dopo Winjet, credo che oggi sia maturo il tempo. Allora, Vito Riggio ci sta dicendo che domani il tempo è scaduto, sta anche parlando di biglietti, quindi evidentemente sì, la situazione è molto grave. Se uno ha comprato un biglietto per giustamente qui a 15 Natale giorni, volevo andare in vacanza e non lo posso fare. Stiamo guadagnando però tempo, lei dice, senatore, forse fra un paio di mesi avremo un po' più chiara questa situazione. Ci fermiamo, pubblicità e poi ripartiamo da qua. Mezzanotte 41 in questo momento. Sonia Mancini, allora, noi abbiamo chiuso su Alitalia dicendo che sì, insomma, domani si dovrebbe fare questo salvataggio che permette poi ad Alitalia di andare avanti ancora per un paio di mesi e capire quindi chi sarà il socio, come funzionerà, eccetera, eccetera. Nel frattempo c'è un altro salvataggio che noi stiamo seguendo praticamente passo passo, è quello degli Stati Uniti, con questo shutdown che ha bloccato. Sì, ma e ci sono delle novità, in perché mi hai detto durante la pubblicità sì, è arrivato un SMS. In particolare adesso ci occupiamo del rischio default, perché noi sappiamo che il 17 di ottobre in pratica gli Stati Uniti potrebbero fallire, perché il debito pubblico, diciamo così, che hanno raggiunto, che è il limite, diciamo, che si approva per legge, è 16.700 miliardi di dollari, una cifra immane che però non è sufficiente, perché comunque le spese sono aumentate e quindi comunque bisogna bloccare in qualche modo, cercare di evitare il default. A questo punto stasera c'è stato un incontro molto importante, noi sappiamo che i repubblicani ostacolano assolutamente l'attività di Barack Obama in questo momento, c'è stato lo shutdown come l'abbiamo, diciamo, visto, così risponde, che ancora non si è risolto. E il problema cos'è stato? Che sono usciti dopo 2 ore di incontro, pare che Benner, il portavoce alla Camera dei repubblicani, fosse anche un po' scuro in volto, lo stesso Barack Obama. Barack Obama aveva fatto un minimo di apertura, aveva detto ok, se ci date altre 6 settimane di tempo per rinviare, per posticipare
questo default e quindi ci approvate, cioè arriveremo all'intesa per approvare questo l'aumento del debito pubblico, noi siamo pronti a negoziare, a rinegoziare in un secondo momento, a rivedere le cose che non vi vanno, in particolare l'Obamacare, cioè quindi la riforma sanitaria da parte di Barack Obama. E invece? In pratica io vedo invece qui un'agenzia che è uscita da poco. Barack Obama ha respinto la proposta di sfondamento del debito per 6 settimane avanzata dai repubblicani, lo ha reso noto il New York Times, e pare che dopo l'incontro con Ben Air, qui c'è scritto a un certo punto, lui ha rifiutato questa proposta e a questo punto si dice la legge in teoria potrebbe essere messa ai voti della House già nelle prossime ore, cioè venerdì, quindi forse venerdì si vedrà se questa legge si potrà fare o non fare. Nel frattempo però la Casa Bianca e i democratici di Capitol Hill, aggiunge il New York Times, ritengono che difficilmente, leggo parola per parola, i leader del Grand Old Party, in prima linea lo speaker John Boehner, riusciranno ad ottenere i voti necessari alla sua approvazione. Quindi in pratica è ancora tutto aperto, una partita che resta aperta e c'è questo rischio default che si fa incalzante perché oggi, lo vediamo, siamo all'11, ormai è l'11 di ottobre, mancano 6 giorni. E se gli Stati Uniti falliscono noi saltiamo per aria immediatamente. Temo che è un problemino. Vedo anche la preoccupazione del senatore Formigoni da Milano. Insomma, sì, non è sicuramente una buona notizia, un fallimento. Per noi no. Forse per gli Stati Uniti, al di là di quello che si dice, potrebbe essere il modo per far pagare una volta di più la loro crisi o la loro parte di crisi all'estero, perché indubbiamente dicono a taluni osservatori che a questo default potrebbe seguire una svalutazione del dollaro e quindi la competitività dei prodotti statunitensi schizzerebbe alle stelle e ci metterebbe ancora più in difficoltà. Ma sono scenari probabilistici, quindi è meglio non correre rischi da questo punto di vista e sperare che arrivi l'accordo. Se sta facendo la prova di forza Obama, forse perché ha qualche carta in mano, non lo sappiamo. Paolo Celata, dicevamo invece oggi, allora per tornare a quelle che sono le nostre di questioni, per parlare dei nostri soldi, finanziamento pubblico ai partiti. Movimento 5 Stelle che è stato sugli scudi per la questione dei clandestini, c'è tornato anche per i soldi ai partiti. Che cosa è successo? Si doveva chiudere volta, anche questa, no? Doveva essere questa volta mattina. In beh, modo. Poi PD e PDL in realtà su parte chiave, il tetto, un accordo l'hanno raggiunto, però in aula c'è stato questo durissimo attacco da parte appunto di questo deputato, Riccardo Fraccaro, che parlando di malloppo che si vogliono tenere i partiti, a un certo punto ha detto proprio esplicitamente siete dei ladri, scatenando la gazzarra. Tra l'altro ce l'abbiamo, 40 secondi, quindi se lo vogliamo passaggio. Facciamola vedere, vediamo quello che è successo. Voi vi arroccate nel bunker in basso per tenervi stretto il malloppo e noi... E noi, Presidente, continueremo ad opporci e continueremo a chiamarvi ladri. Deputati, per favore, deputato Fraccaro, lei sa che usando quei termini suscita questa reazione, lei è consapevole di questo. Sì, direi che ne fosse perfettamente consapevole, ma il punto è, quando lui dice voi vi arroccate, no? È perché questa legge rischia di allungarsi, di avere tempi ancora più lunghi, poteva essere chiusa oggi. Loro non vogliono proprio che ci sia questa legge, loro esatto. Fanno no per la completa come fanno, tra l'altro questo totale. Bisogna dargliene atto, loro restituiscono totalmente e trattengono una minima parte dello stipendio da parlamentare, insomma sì, restituiscono tanto. Ha visto qualcosa di diverso? E dice così? Dopodiché in discussione in Parlamento c'è invece una proposta che viene dall'esecutivo, proprio dal Premier Letta, che si è impegnato e tra l'altro recentemente in una partecipazione a un programma televisivo ha detto che se non vanno da nessuna parte in domenica Parlamento... Domenica scorsa l'ha detto, esattamente, no? Che... da Fazio, allora se la vogliamo... Sì. ha detto che interverrà personalmente giocando sulla fine dell'autunno, l'inizio dell'inverno, ma insomma diciamo appunto entro sicuramente la fine di quest'anno a fare
fare un decreto legge e costringere a quel punto il Parlamento ad andare avanti e poi eventualmente mettere il voto di fiducia e quindi andare verso quella che è la sua proposta e che è il finanziamento dato, la faccio breve, ai privati, insomma. Chi vuole aiuta i partiti, se no niente, nemmeno diciamo con l'8 per mille, interventi di questo devono essere esplicitamente dati ai partiti. Però questa tu dicevi è stato raggiunto intanto un accordo sul famoso tetto del finanziamento, perché lì si discuteva se i privati per esempio possono dare fino a 100.000 euro all'anno e invece che era la proposta che veniva dal PD, il PDL invece diceva no, il tetto deve essere molto più alto, si è raggiunta una soglia di 300.000 euro se non mi sbaglio. Sì, questa la cifra ora, all'anno. Sì, sì, sì. Che la notizia sarebbe chi è che dà 300.000 euro all'anno? Beh, diciamo questo riguarderebbe anche, ma insomma qui ci andiamo ad avventurare in un discorso che si diceva poi nel passaggio a Forza Italia, per esempio Berlusconi, e nel fatto che lì devono essere spostati i fondi anche di un certo tipo, insomma per finanziarla dovrebbe intervenire direttamente Berlusconi, e quindi ecco, si diceva è una norma anti-Berlusconi mettere il tetto e impedire la nascita della nuova Forza Italia, era legato anche a questo, insomma. Perché pare che Forza Italia abbia un debito pregresso di un'ottantina. Però, milioni. Insomma, qui stiamo andando appunto nelle... Non le risulta? Guardi, tutti i partiti sono in gravissima difficoltà, basti vedere la battaglia che stanno facendo i tesorieri del Partito Democratico, perché è chiaro che passare da un regime ad un altro comporta per gli amministratori dei partiti delle difficoltà. Però io voglio insistere sul fatto che questa legge, che è stata incernierata alla Camera, la Camera che ne sta discutendo, sta segnando dei passi avanti, cioè PD e PDL hanno trovato un accordo sul tetto massimo di finanziamento. Si può dire però con una certa lentezza questi passi? Le ripeto, Letta ha posto un termine molto perentorio in autunno, la legislatura è cominciata al mese di maggio, i partiti stanno ragionando in termini, io credo, accettabili e comprensibili. Teniamo conto, ripeto, che in tutti i sistemi democratici c'è la possibilità di un finanziamento dei partiti, con varie forme. Noi stiamo passando da un finanziamento pubblico, ed è giusto farlo, ad un finanziamento completamente privato. Questo è uno dei punti che il PDL ha messo nel suo programma elettorale, quindi ne siamo perfettamente convinti. Però bisogna tener conto, per esempio, anche dei dipendenti dei partiti che rischiano, non dico la cassa integrazione, ma addirittura il licenziamento. Quindi c'è un periodo transitorio in cui ci sono anche le sorti di molte famiglie ed è giusto darsi qualche giorno in più, soprattutto perché, ripeto, non siamo davanti ad una situazione di blocco, ma la legge va avanti e gli accordi uno dopo l'altro vengono sottoscritti. Però, come diceva Paolo Celata, c'è anche chi appunto si è ridotto lo stipendio o non riceve nessuna indennizzo di nessun tipo e va avanti. Il PD su questo è determinato ad andare avanti? Che sensazione ha avuto lei? Io mi sono occupato al Senato di questa cosa presentando assieme ad altri colleghi un disegno di legge che non cancellava del tutto il finanziamento pubblico, ma lo metteva nelle mani dei cittadini. Perché qual è l'aspetto scandaloso del finanziamento pubblico come è stato fatto negli ultimi anni in Italia? Era che veniva attribuita ai partiti, senza alcun intervento del cittadino, del simpatizzante, una cifra piuttosto cospicua come rimborso elettorale, molto cospicua. Ecco, questo non va bene. Ci vogliono due grandi correttivi. Il primo, che la cifra deve essere di meno. Il secondo correttivo è che i cittadini devono in qualche modo orientare la distribuzione della cifra facendo la fatica di fare delle scelte. Lui, no? Poi dopo le formule possono essere, diciamo, formule di sgravio fiscale, di bonus, quelle ci si ragiona tecnicamente, noi avevamo fatto anche delle proposte, ma non sono un articolo di fede. L'importante è il principio. Perché dico questo? Perché la politica ha comunque dei costi. Anche la politica del Movimento 5 Stelle ha dei costi. Perché sennò non stiamo per il blog di Beppe Grillo, che è un'interessantissima intrapresa editoriale, avrà anche lui dei costi e dei ricavi, mi pare, no? E allora l'altro punto che ci deve essere in qualsiasi normativa sul finanziamento pubblico,
sul finanziamento dei partiti, che può essere pubblico in quei termini nuovi che dicevamo, o diciamo le donazioni private. E deve esserci la trasparenza. Dobbiamo sapere chi sono le persone o le società, ma io sarei perché dovrebbero essere soltanto le persone e non le società, perché le società a loro volta sono fatte da persone che danno il loro obolo al partito che prediligono. Quindi lei non è d'accordo su questa clausola, che invece questo accordo che si è raggiunto per cui le società anche possono... A me non piace molto, se devo dirlo, no? Poi voglio vedere ancora una volta alla il fine. Testo nel suo come complesso, che cosa viene fuori. Però siccome le società sono fatte da persone e chi va a votare sono le persone e non le società, io preferirei che dopodiché negli Stati Uniti, patria del finanziamento privato, ci sono le società e le banche. Ci sono i magnati di Wall Street che danno, accanto alle donazioni, alle micro donazioni private, spesso raccolte attraverso i siti web, eccetera, eccetera, ci sono cospicue donazioni di banche, grandi corporation, e con le quali questi soggetti cercano di comprarsi il legislatore. Certo. Allora, come mai negli Stati Uniti, nonostante gli episodi terrificanti, sparatorie, quello che va nella scuola ammazza 30 bambini, girano ancora tante armi? Come mai è possibile comprare le armi? Perché c'è una lobby potentissima. Beh, c'è una lobby potentissima che spetta ai politici. Pubblicamente si sa che lo fa, però poi dopo, cioè, non è che c'è che ogni soluzione non ha la medaglia, una sempre due facce. Senta, senatore, io però continuo a intervistare, a farle delle domande, sempre ricordandomi che comunque lei era un bravissimo giornalista e che quindi su queste cose ha fatto le pulci per anni. Allora, la domanda che le faccio è quella, cioè, le sembra che comunque stiamo andando nella direzione di una legge equa e che veramente poi abbia queste caratteristiche che lei diceva, oppure no? Io penso che rispetto allo stato, diciamo, attuale, che è figlio delle decisioni passate, si vada verso un miglioramento. D'altra parte, lo stesso finanziamento pubblico, rispetto ai suoi fasti e nefasti di qualche anno fa, era già stato dimezzato. Sì, però è sempre insufficiente. Beh, mi perdoni, avete un'idea di quanto è il finanziamento pubblico negli altri paesi europei? Perché se no si parla sempre per sentito dire. È enorme. No, lo sappiamo. Voglio dire, è come la storia del canone RAI. È un grande scandalo, è una tassa terrificante. Sarà anche, è il più basso d'Europa. Dopodiché uno discute dei programmi. Nel frattempo è arrivato Luca Speciale. È arrivato Luca Speciale. Buonasera, buonasera Luca. Buonasera a voi. So che hai una pagina sportiva importante e quindi ti do subito la linea, però voglio fare un'ultima domanda al senatore Mucchetti, perché oggi è rispuntato fuori Licio Gelli, accusato di questa frode fiscale di 17 milioni. E anche lì, lei se n'era occupato tanto di Licio Gelli. Ci dobbiamo preoccupare o è solo un retaggio del passato? Io penso che sia una coda del passato. È un affare della magistratura, se ne occuperà la magistratura. Stiamo parlando di una persona, insomma, piuttosto anziana. Di cui non ci dobbiamo più preoccupare. Ce ne si doveva preoccupare quando 20 anni, 30 anni fa. Adesso, onestamente, mi sembra che ci dobbiamo preoccupare. Sono altri i problemi dell'Italia, qui sono code che vanno trattate per quello che sono. Senatore Formigoni, un'ultimissima domanda anche per lei, che ahimè riguarda ancora Berlusconi, perché di quello poi comunque si continua a parlare. Lei ha protestato vivacemente perché c'è un appuntamento già lunedì per cominciare a discutere quando calendarizzare, no? Il voto su Berlusconi. Lei ha detto: ma perché è troppo presto, si vogliono accelerare i tempi. Tanto, insomma, ci siamo, no? Sì, ci siamo con una procedura assolutamente accelerata. Torno a dire, il Partito Democratico deve ancora spiegare perché non abbia accettato quel procedimento semplicissimo che è stato usato tantissime volte di sentire il parere della Corte Costituzionale sulla costituzionalità o meno della legge Severino. Perché non lo si è fatto? Perché si trattava di condannare Silvio Berlusconi. Ogni volta che in questo paese si parla di qualche cosa
c'è di mezzo Silvio Berlusconi, quindi quella cosa lì si deve fare o non si può fare. Torno a dire, i dubbi di costituzionalità sulla Severino sono stati sollevati da studiosi anche di sinistra, a partire da Luciano Violante. Senta, lo sai che da qui non ne usciamo, però? Soltanto per spiegare la mia e la nostra posizione. C'è adesso questo accanimento di fissare in fretta la giunta, che poi deve mandare in aula la decisione, in modo da una sorta di gara per arrivare prima dei giudici di Milano che devono stabilire l'interdizione. Ecco, la nostra protesta è un messaggio al Parlamento, al Paese, al Partito Democratico che governa con noi. Signori, noi abbiamo dato la fiducia al governo, abbiamo fatto una dura lotta all'interno del nostro partito. Ma ormai voi la vostra scelta l'avete fatta, non rompete di nuovo, no? No, appunto, abbiamo fatto una scelta molto chiara. Non si capisce perché da parte vostra ci sia una volta di più questa fretta drammatica per poter mettere alla porta Berlusconi. Lo sappiamo che una parte dei vostri elettori vi chiedono a tutti i costi di poter bere il sangue di Berlusconi. Ma nella storia della sinistra italiana c'è anche un'area di garantismo che forse sarebbe il momento di ritirar fuori. Va Ripeto, bene. Non, niente fretta, le cose fatte bene rimarrebbero iscritte correttamente nella storia, altrimenti si continuerà con questa drammatica lotta da una parte e dall'altra e la pacificazione del paese non arriverà mai. Grazie senatore, la devo interrompere perché adesso invece davvero è il momento di far parlare Luca e lo sport. Allora, proviamo a raccontare questa giornata sportiva velocemente. Quello che emerge oggi è il grido d'allarme di Andrea Agnelli, presidente della Juventus da Londra, sulla situazione, sullo stato del calcio italiano, che non ha più l'appeal di un tempo, bisogna urgentemente fare sistema. Una volta l'Italia era il punto d'arrivo per un grande campione, adesso non più di un trampolino. Nel fare l'esempio farà dormire poco i tifosi della Juventus, perché ha detto se arrivasse una super offerta per il campione Pogba, chi potrebbe mai trattenerlo? E allora la ricetta sicuramente, stadi di proprietà, fare sistema e attrarre investimenti stranieri. A questo proposito siamo alle firme tra Moratti e Toire. Sentiamo. Basta divisioni. Al calcio italiano serve unità per tenere il passo della concorrenza. L'appello lo lancia da Londra il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Per il numero uno del club bianconero, l'Italia sta progressivamente perdendo competitività nei confronti degli altri paesi. Le sue parole sono un atto d'accusa verso un sistema che ha perso la pila degli anni 90. Se dovessi giudicare dal punto di vista di un calciatore, la Serie A non è più una destinazione finale, ma solo una tappa intermedia. E qua Agnelli motiva il suo allarme facendo un esempio che preoccupa i tifosi bianconeri. Dovessimo ricevere un'offerta strepitosa per qualcuno come Pogba, saremmo in grado di trattenerlo? Non lo so, guardate il Milan. Questa è l'amara riflessione di Agnelli. Modernizzare gli stadi e tornare a fare sistema tra i club di A, la ricetta per risalire e attrarre investimenti stranieri. In questi giorni ci sta provando l'indonesiano Erik Thohir, ormai ad un passo dall'acquisire la maggioranza assoluta del pacchetto di quote dell'Inter. Una volta conclusa l'operazione Toir avrà il 70% del club nero-azzurro. Da decidere resta il futuro di Massimo Moratti, che potrebbe restare nell'organigramma come presidente. Non so, vedremo, ha detto il magnate dal suo quartier generale di Giacarta, rassicurando i tifosi e profilando l'ingresso anche di un partner commerciale. In attesa di sviluppi, il campo registra un nuovo infortunio per Diego Milito. L'attaccante, rientrato dopo oltre 6 mesi di stop a causa di uno stiramento alla gamba sinistra, dovrà stare fermo un altro mese. Un guaio per Mazzarri, che era pronto a lanciarlo titolare la settimana prossima in casa del Torino. E allora diamo uno sguardo anche alla prima pagina della Gazzetta dello Sport per vedere come tratta i temi del servizio, dando rilievo in centropagina l'allarme di Agnelli. Pogba, difficile tenerlo, se arrivasse l'offertona per Paul, la Juve non potrebbe resistere. Di spalla anche la trattativa Inter-Toir, ci siamo, Moratti, non so se resta presidente, le parole di Toir da Giacarta. Nella parte alta della Gazzetta dello Sport il richiamo chiaramente alla nazionale di Prandelli, azzurri per la pole, se vincono in Danimarca, test di serie al mondiale. E dunque l'appuntamento della giornata che è appena cominciata è quello con la partita della nazionale, che ha già strappato il biglietto per la qualificazione alla Brasile, ma vuole anche il primato nel girone.
Balotelli sempre e comunque. Super Mario ha un lieve affaticamento muscolare, non si allena da 2 giorni. A Copenaghen andrà addirittura in tribuna a riflettere sul suo momento no. Ma non ha mai chiesto di tornare a casa, ha puntualizzato un Cesare Prandelli psicologo, dopo le voci di un teso faccia a faccia tra lo stesso CT e l'attaccante del Milan, che dovrebbe essere disponibile per la partita di martedì a Napoli con l'Armenia. Polemiche dunque stoppate sul nascere, alla vigilia di una sfida ininfluente ai fini della qualificazione, ma che Prandelli dice di voler assolutamente vincere per mantenere la posizione nel ranking FIFA e dunque la certezza di essere testa di serie al sorteggio di dicembre. Non potendo provare l'accoppiata Balotelli-Rossi, il commissario tecnico, già privo di De Rossi, concederà un turno di riposo anche a Pirlo, davanti Osvaldo, con Giaccherini e Diamanti alle spalle. All'Italia, che insieme all'Olanda è tra le 10 già qualificate, nel weekend potrebbero unirsi Germania, Svizzera e Belgio. Ai tedeschi basta un pari con l'Irlanda, potendo contare su una differenza reti di gran lunga superiore alla Svezia di Ibrahimovic, che punta a battere l'Austria per ipotecare i play-off. Per tutti gli altri verdetti bisognerà invece attendere martedì. Nel rush finale non è affatto al sicuro l'Inghilterra, che ha un solo punto di vantaggio su Ucraina e Montenegro. Per conquistare il primo posto, gli inglesi devono superare a Wembley sia il Montenegro privo di Vucinic che la Polonia. Volata appassionante per la qualificazione diretta anche tra la Russia e il Portogallo. Capello è a +1 su Cristiano Ronaldo e se la vedrà con le abbordabili Lussemburgo e Azerbaijan. Quasi fatta infine per la Spagna. I campioni del mondo e d'Europa dividono la vetta del gruppo I con la Francia, che però ha giocato una gara in più. Le Furie Rosse quindi possono anche accontentarsi di raccogliere 4 punti contro Bielorussia e Georgia, sfruttando la migliore differenza reti nei confronti dei transalpini. Insomma, Prandelli un po' padre, un po' psicologo, con un Balotelli in un momento no, atteso anche da una settimana difficile. Andiamo sul Corriere dello Sport, di spalla c'è l'Italia. In Danimarca Prandelli scuote Balotelli, Mario è KO, ma il CT dice anche esca dal suo personaggio, l'infortunio non è niente di che. Qualificazione in bilico, come abbiamo visto, per tante grandi. In alto si riprende la questione Agnelli, shock, Pogba può partire. Al centro della pagina l'attesa è tutta per la ripresa del campionato col big match fra Roma e Napoli. In basso vedete Milan a porte chiuse, oggi verdetto o rinvio per quanto riguarda i cori di discriminazione territoriale, domani sapremo. L'ultima cosa riguarda la Formula 1, mancano nemmeno più di 2 ore in Giappone per le prime prove libere, Vettel potrebbe davvero chiudere. Alla vigilia di quello che potrebbe essere il gran premio decisivo per il suo 4º titolo mondiale di fila, Sebastian Vettel ha spiegato i segreti della Red Bull. In conferenza stampa ha raccontato l'evoluzione della vettura durante la stagione. È stata subito molto veloce, ha detto, ma non c'è una parte che abbiamo messo sulla vettura e all'improvviso è diventata più veloce. Parole disarmanti per gli altri team. Vettel ha parlato di comprensione della vettura e miglioramenti graduali, mai radicali. Quello che non è accaduto in Ferrari. Alonso è sempre più nero, la Ferrari non è competitiva, sarà ancora un gran premio di sofferenza per le rosse. A complicare le cose, dalla Spagna rimbalza la notizia di un possibile ritorno di Alonso in McLaren insieme a Ross Brawn, che lascerà la Mercedes. Ipotesi e discorsi di fine stagione con la consapevolezza che qualcosa deve cambiare a Maranello. Sorride il freddo Kimi Raikkonen, molto amato anche in Giappone. A Suzuka lo hanno atteso con striscioni e bandiere finlandesi, giovani ragazze e ragazzi. È considerato il pilota più cool, più fico, e ai giapponesi piace perché non si scompone mai, parla poco e dice quello che pensa. E dunque Alonso che tiene un po' sul filo la Ferrari, per adesso è tutto, a te Flavia. Grazie Luca, io invece chiedo a Sonia se nel frattempo deve darci qualche aggiornamento, qualche ultima notizia, sì, da oltreoceano. Diciamo che una curiosità, una breve curiosità molto rapida, il presidente Barack Obama prima di incontrare alla Casa Bianca Boehner dei repubblicani aveva parlato di posticipare l'approvazione del debito di 6 settimane. In realtà i repubblicani hanno risposto dicendo il 22 sarebbe il 22 novembre la data a cui coincidevano queste sei settimane, ha detto il 22 non si può per noi perché cade proprio nel 50° anniversario della tragica morte di John Fitzgerald Kennedy. Quindi in pratica fanno tutta questa storia non si può allungare di un giorno. Sì, esatto. Sembra un po' una cosa. Vabbè. Siamo quasi, diciamo, peggio che... noi. Esatto. Quasi peggio di noi. Sì, è 1:07, non è neanche troppo tardi questa sera, però comunque è ora di andare a letto. Buonanotte.